un Rivian davanti a noi. Ci stiamo dirigendo ad un supercharger con 44 stalli. Sono proprio curioso di vedere come è strutturato e quante auto ci saranno a ricaricare. Intanto mi guardo questo Rivian davanti che ha anche un bel colore, devo dire. Siamo arrivati, guardate, intanto c'è la scritta Tesla e ci sono delle tettoie che vanno a coprire gli stalli di ricarica, una cosa insomma mai vista prima. Siamo al supercharger di Santa Monica Boulevard e guardate che quantità impressionante di Tesla c'è a ricarica. 44 stalli in fila per 6 con la Studio 2. È veramente una cosa meravigliosa. Guardate quante ce ne sono. Faccio un giro e poi mi parcheggio anche io. Tanti Model 3, tanti Model Y, si vede che hanno proprio fatto la differenza questi due modelli. Ah, addirittura c'è sono i bagni. Adesso magari ci fermiamo a vederlo un po' meglio, eh. Metto ricarica la macchina e poi lo faccio vedere meglio. $9.20, 39% di batteria. Andiamo subito a mettere in ricarica la Belva. Bene, mentre si ricarica la macchina, facciamo un giretto e scopriamo un po' questo supercharger di Santa Monica Boulevard. Innanzitutto vedo che tutte le postazioni sono completamente coperte da queste pensiline fotovoltaiche. Quindi già questa è una bella cosa, potrebbe diventare, chi lo sa, uno standard in futuro la copertura di queste postazioni di ricarica, chi lo sa. Però devo dire che, guardate, queste qui sono veramente tutte coperte. Non ce n'è una allo scoperto. E questo, secondo me, è uno dei grandi punti deboli, diciamo, delle reti supercharger. Però, pian piano, secondo me, ci arriveremo. Che colpo d'occhio bellissimo. Ah, devo fare una camminata, devo farvi vedere un po'. Questo spazio con la possibilità di usare il bagno, di bere, ci sono dei distributori automatici di bevande, quindi di bibite, di food e qui immancabili le fontanelle dove si può bere acqua direttamente per entrare. Come si entra? Vediamo ragazzi come si può entrare. È la procedura: aprire l'app, toccare il nome della location. Ok, in questo caso non posso farlo perché non ho l'app installata per quanto riguarda questa macchina, quindi devo accontentarmi, mi devo fermare qui. Però volevo farvi vedere bene, guardate che da qui Tesla ovunque, accessibile, guardate anche con una bella pedana, una bella rampa, accessibile a tutti, devo dire un lavoro fantastico, impressionante questa struttura qua. E qui ci siamo noi che siamo in ricarica. Bene, adesso ci mettiamo calmi, tranquilli, aspettiamo che la ricarica vada a finire. Bene, 93%, 9,55, restiamo alla ricarica.